Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus test sierologici. Il TAR della Lombardia annulla il contratto tra il Policlinico San Matteo e la di Asorin. Hanno scritto: beni pubblici a disposizione di un privato con un'occasione di guadagno. Quel contratto tra la fondazione e la società è inefficace perché l'istituto di ricerca avrebbe dovuto preparare un bando di gara pubblica e permettere ad altre società di mettere a punto i tanti necessari test sierologici per comprendere e studiare l'evoluzione dell'epidemia di SARS-CoV-2. Zingaretti blinda il governo, non ci sono alternative, nessun contrasto con Conte, ora serve una svolta, ha detto Italietta, o cambiare tutto. Nella relazione alla direzione il segretario chiude i giorni di tensione con il Presidente del Consiglio, bene gli stati generali, ma attenzione al rispetto dei tempi certi. Il bivio, spiega, tra un'Italietta e un nuovo modello di sviluppo. Definisce fondamentale la lotta alle disuguaglianze e invoca una riforma fiscale nel senso della Costituzione. Agli alleati dice: non ostacolate intese elettorali antidestra. Debito pubblico, Tesoro lancia BTP Futura per finanziare ripresa, dedicato ai risparmiatori rotai, premio finale in base alla crescita del PIL. Il Ministero dell'Economia ha annunciato oggi la prima emissione, da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, del nuovo titolo dedicato solo ai risparmiatori individuali. Non sono previsti tetti o riparti. Le cedole saranno calcolate in base a dei tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il premio, legato alla crescita nazionale, sarà corrisposto soltanto a chi deterrà il titolo fino a scadenza. Floyd, Minneapolis smantella il Dipartimento di Polizia e New York taglia fondi agli agenti. Così l'America vuole ridisegnare la sicurezza. Si chiama Defund the Police e da slogan gridato durante le proteste è diventato un movimento che vuole avviare un dibattito sui fondi per le forze di sicurezza. Soldi che potrebbero essere reindirizzati a chi agisce contro il disagio sociale e la criminalità. Contrari i repubblicani e i sindacati di polizia, mentre i Dem appoggiano la revisione del sistema. Londra, 700 persone morte da sole in casa durante il lockdown, ritrovate anche 2 settimane dopo il decesso. Le vittime decedute a causa del coronavirus o di altre malattie sono anziani, disabili e persone più fragili. Secondo quanto ricostruito dal Guardian, grazie alle testimonianze dei medici, molti avevano paura di essere contagiati o di contagiare gli altri andando al pronto soccorso. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli inseguiti cercano di imboccare Napoli direttamente. Inseguimento a folle velocità, insomma, la scorsa notte nel quartiere di Fuorigrotta, dove gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato hanno bloccato 2 giovani che per sfuggire alle forze dell'ordine hanno percorso un tratto di via Cinzia in contromano con l'intenzione di imboccare la tangenziale. Una manovra che avrebbe potuto provocare una tragedia come quella che ha visto vittima a Calata Capodichino l'agente Pasquale Apicella. Giallo a Napoli, soldato USA che precipita, un giallo sulla morte di un soldato americano di stanza a Napoli, precipitato dal balcone di un appartamento in via Giambattista Pergolesi, a pochi passi dalla sede del consolato statunitense. L'uomo Alexander Curlin, un 23enne in forza al corpo di Marines, è morto sul colpo in seguito alla caduta dal balcone avvenuta intorno alle 4 del mattino. Notizie da Treviso e dal Veneto. Maltempo a Treviso, i vigneti del Montello diventano una pista per lo sci nautico. 2 amici sono arrivati in campo di Cusignana, uno guidava il SUV e l'altro osservava. C'è un video molto divertente che è in rete. Incidente sul lavoro alla Tubi Faber di Loria, operaio cade da 9 metri. Un 32enne di Cittadella era al lavoro sul tetto dell'azienda e ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Cafoncello di Treviso. Godega muore a 17 anni per una cardiopatia, affetto fin da piccolissimo da una patologia al cuore, era ricoverato a Bologna. Il paese si stringe alla famiglia e il parroco ha detto: Leonardo amava la vita, genitori e sorella sono stati straordinari. Treviso, l'artista Pino Filippone muore 10 giorni dopo la moglie. Il pittore, scultore e scrittore aveva 82 anni. 2 sue opere sono al Museo Bailo. Pochi mesi fa aveva donato una crocifissione lignea alla parrocchia di Monigo.
Traffico di droga, 5 arresti, sgominata banda italo-albanese, operazione della squadra mobile di Treviso e Reggio Calabria e dei carabinieri di Como, coordinati dalla procura distrettuale di Venezia. In cella anche l'autore di un regolamento di conti in seno alla banda che portò all'omicidio di uno dei membri dell'organizzazione criminale. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maltempo, Friuli occidentale e bassa ai più colpiti, continua il lavoro della protezione civile e dei vigili del fuoco, allerta fino alle 12 di martedì. Continua l'ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia che fino alle 12 di martedì vede un'allerta su tutta la regione di livello arancione a esclusione dell'area giuliana dove l'allerta è gialla fino alla mezzanotte di oggi e di livello giallo per la mattinata di domani. Dalla mezzanotte di oggi fino alla mattina di martedì, infatti, sono previsti ancora temporali sparsi e piogge in genere abbondanti, localmente più consistenti. In giornata variabilità con la possibilità di qualche ulteriore isolato rovescio o temporale. Camini non autorizzati e rifiuti pericolosi e aria sequestrata. I carabinieri del NOE di Udine hanno denunciato il rappresentante legale della società. Rifiuti speciali stoccati illegittimamente e camini per l'emissione in atmosfera dei fumi e di produzione non a norma e scatta il sequestro per l'azienda. Nel febbraio scorso i carabinieri del NOE hanno appurato che i 3 camini di uno stabilimento per l'assemblaggio della componentistica informatica erano privi delle autorizzazioni ambientali per le emissioni di fumi in atmosfera. Nuovo sequestro di cuccioli di razza nella notte, fermato a Porpetto. Un furgone con targa ungherese, a bordo quasi 50 cagnolini, tutti troppo piccoli per essere venduti. Rimane costante l'impegno della Polizia Stradale e del Corpo Forestale della Friuli Venezia Giulia nella repressione del commercio illegale di animali d'affezione, un'attività molto redditizia per i trafficanti. Poco dopo la mezzanotte la pattuglia della Polstrada di Palmanova a Porpetto ha intercettato un furgone con targa ungherese, fermato appunto per un controllo più approfondito. Palmanova, strada chiusa per tetto pericolante a causa del maltempo, tratto interdetto in via Loredan all'altezza del Civico 4. La protezione civile di Palmanova è stata attivata ieri sera su richiesta della polizia locale per un intervento di tutela della pubblica incolumità. A causa del maltempo, infatti, il tetto di un edificio in via Loredan all'altezza del Civico 4 è a rischio crollo. Per questo è stato interdetto tramite transenne e nastro bianco-rosso. Parcheggio il transito dei pedoni lungo il tratto interessato, appunto in attesa della messa in sicurezza dell'area. Sparatoria di Mortegliano, fermato nella notte il complice. Alla base del fatto di sangue ci sarebbe un regolamento di conti sull'acquisto di una partita di droga. I carabinieri del nucleo investigativo, reparto operativo del comando provinciale di Udine, hanno individuato anche il secondo uomo coinvolto nella sparatoria di ieri mattina nei campi di Mortegliano. È stato trovato nella notte nella sua casa di Udine. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.